Ringrazio Presidente. L'intervento intende riportare ancora l'attenzione, tramite la sua persona, l'attenzione al Ministro Guidi, della vicenda che sta vivendo la società Gallazzi di Tradate. Come ho già ricordato nell'ultimo intervento, la società si trova alla fine di un percorso di amministrazione controllata, con una situazione paradossale che diventa peggiore giorno per giorno. Nel caso specifico la società ha in cassa 2 milioni e mezzo, deve pagare 600.000 euro ai propri fornitori e i due commissari che il Ministero ha nominato il 24 del mese di dicembre non hanno ancora messo piede in azienda, non hanno ancora dato la possibilità all'azienda di poter pagare i propri fornitori, con un risultato oggettivo. L'azienda sta perdendo quote di mercato e ricordiamo che è un'azienda che ha il 40% delle quote di mercato solamente nei nastri adesivi, perché i fornitori non danno materiale e i clienti non si fidano più. È una situazione che va sbloccata. Non ci può essere soluzione nel perdere tempo. E in più, Presidente, c'è un ulteriore aggravante. Il commissario straordinario ha assegnato l'azienda ad una società americana a seguito di una gara d'appalto regolarmente compiuta. È stata fatta la preassegnazione dal notaio. I due commissari nominati dal Ministero con un colpo di fulmine, come un colpo di fulmine al 24 di dicembre, stanno rimettendo tutto in discussione, addirittura volendo ribandire la gara d'appalto. Il dubbio che ci viene è quale interesse sia perseguito, se quello dei lavoratori dell'impresa o quello di chi invece vuole far fallire l'impresa per lasciare che i concorrenti se ne cibino. Il dubbio serio è che la burocrazia e l'incapacità di prendere decisioni stiano producendo un danno irreparabile. Su questo chiediamo che il Ministro Guidi sia portato all'attenzione in maniera seria di questa circostanza. Grazie.